Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro un video che è diventato praticamente una tradizione per questo canale, la TBR autunnale. Vi lascio in descrizione anche i link agli altri video che ho girato negli anni passati. In pratica, quando arriva l'autunno, quindi è finita l'estate, si ricomincia un po' a riprendere la nostra quotidianità dopo le vacanze, guardo sempre la mia libreria per valutare quanti titoli ancora devo leggere. Dato che a Natale solitamente mi arrivano diversi libri, sia da Babbo Natale che da, insomma, amici e parenti, cerco sempre di smaltire la mia TBR, quindi di smaltire quanti più libri possibili ancora da leggere nella mia libreria, in modo da potermi dedicare a quelli nuovi una volta arrivato il Natale. Anche quest'anno quindi ho alcuni libri da mostrarvi, non sono tantissimi perché fortunatamente non ho accumulato troppi libri da leggere, e inoltre questo mi aiuta perché in questo periodo ho un po' meno tempo per leggere. Chiaramente la mia vita è cambiata, quindi insomma questo penso sia abbastanza normale e scontato, però sto seguendo anche altri progetti, quindi mi dedico anche ad altre cose e sono felice di non sovraccaricare e di avere un numero, insomma, giusto di libri da dover leggere, e insomma dovrei riuscire a farcela entro Natale. Solitamente ce la faccio, incrociamo le dita anche per quest'anno. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da avere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video, e se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Vi faccio vedere 5 libri che voglio terminare entro Natale, più un bonus. Dico che è un bonus perché in realtà è un libro abbastanza grande, abbastanza voluminoso. Dato che ce n'è un altro altrettanto voluminoso nella mia TBR, non so se riuscirò a farli rientrare entrambi. Comunque io ve li mostro tutti e appunto speriamo di riuscirci. Il primo libro che vorrei leggere mi è stato regalato direttamente dall'autrice. Infatti Maria Chiara mi ha regalato il suo libro Farfalle, che è una raccolta di poesie. È un libro molto breve, mi dispiace di aver aspettato così tanto perché in realtà ce l'ho da diverso tempo questo libro. C'è anche la sua bellissima dedica all'inizio, quindi insomma un libro che tengo con grande cura, e finalmente adesso è arrivato il suo momento e lo leggerò a brevissimo. Devo anche ammettere che non leggo quasi mai, per non dire mai, libri di poesie, quindi sono felice di iniziare dal libro di una persona che ho anche conosciuto, con la quale ogni tanto mi sento, mi ha addirittura intervistata per un programma radiofonico che tiene lei, quindi insomma ci sono doppiamente legata. Altro libro che voglio leggere entro Natale è Venuto al mondo di Margaret Mazzantini. Ogni volta che ne parlo, che lo mostro, non so, su YouTube o su Instagram, mi scrivete sempre di preparare i fazzoletti perché è un libro meraviglioso e molto molto toccante. Quindi sono sicura che mi piacerà, anche perché me l'ha consigliato una persona che di solito, insomma, mi consiglia bene. E anche in questo caso posso dire di averlo in libreria ormai da qualche tempo e è arrivato assolutamente il momento di leggerlo. Di Margaret Mazzantini io purtroppo ho letto solo Splendore, quindi ho letto un libro solo, e di questa autrice fantastica, un libro che però acquistai durante la presentazione ufficiale del libro, quindi c'era lei, me lo sono fatto autografare, è stato veramente bellissimo. Questo chiaramente è probabilmente uno dei più famosi, se non il più famoso dell'autrice, ed aspetta solo il momento giusto per essere letto. Altro libro che mi è stato regalato dall'autrice, Grazia, vi mostro Tutti gli amori imperfetti. Un libro che appunto mi ha inviato direttamente l'autrice, che si chiama Grazia Gironella, e la quale ha anche un blog carinissimo dove parla di scrittura, quindi se siete scrittori potete andare, insomma, a cercarla sui vari social, perché troverete degli spunti molto interessanti. Di questa autrice ho già letto Cercando Goran, che mi era piaciuto moltissimo, ne ho anche parlato in un video qui su YouTube, e adesso mi ha inviato la sua nuova opera. Adoro la sua scrittura, che rispecchia perfettamente i miei gusti, la giusta alternanza tra dialoghi e descrizioni, delle descrizioni dettagliate, belle, che mi fanno vedere quello che sta raccontando, e allo stesso tempo dialoghi accattivanti e coinvolgenti. Entro Natale quindi avrò il piacere di immergermi
immergermi di nuovo nelle sue storie. Il libro che vi mostro adesso è un libro che vi giuro non vedo l'ora di leggere perché so che mi farà del bene, e sto parlando di Ragioni per continuare a vivere di Matt Haig. Credo si pronunci, tutte le volte che lo pronuncio non so come dirlo, autore di Vita su un pianeta nervoso, di Come fermare il tempo, insomma un autore che seguo anche su Instagram e che ad esclusione del suo romanzo Come fermare il tempo tendenzialmente scrive libri in cui parla appunto di come ritornare ad apprezzare la vita nei momenti che ci appaiono più bui, e ovviamente lui si basa sulla sua esperienza personale perché ha vissuto una profonda depressione dalla quale è uscito anche grazie all'aiuto di persone che gli hanno fatto capire quanto invece bella fosse la vita, ed ha sentito dopo questo percorso diciamo come la vocazione di condividere anche con il resto del mondo tutto quello che lui stesso ha imparato e che l'ha aiutato a riemergere dal fondo, e in questo modo aiutare chi si è trovato e chi si trova soprattutto nella sua stessa situazione. Quindi insomma, questo libro me l'ha inviato direttamente la casa editrice. Ogni volta che esce un libro di questo autore mi contattano perché sanno quanto mi piaccia, e quindi niente, mi sembra anche un buon modo per finire insomma gli ultimi mesi dell'anno. Quinto libro che vi mostro prima del libro bonus è, e questo ve lo dovrete immaginare, Fu sera e fu mattina di Ken Follett, l'ultimo libro di questo autore. Voi mi conoscete, sapete quanto io ami questo autore, tanto che nei giorni precedenti l'uscita del libro mi avete scritto in tanti su Instagram ricordandomi la data esatta. Io effettivamente non me lo ricordavo, quindi mi avete veramente svoltato la giornata, e il giorno esatto in cui è uscito il libro chiaramente sono andata a comprarlo. Ovviamente a Ken Follett piace scrivere, lo sappiamo, quindi insomma un bel tomone, però spererei di leggerlo entro la fine dell'anno perché di solito non faccio attendere molto i libri di Ken Follett. Questo volume è diciamo ideato per essere un prequel della trilogia dei Pilastri della Terra, quindi siamo intorno all'anno 1000 come periodo storico. Solitamente voi lo sapete, Ken Follett è un maestro nello scrivere romanzi storici, e io stessa che sono un'appassionata di questo genere di romanzi chiaramente trovo in lui l'autore capace di farmi immergere completamente in quel determinato periodo storico, perché è uno studioso, quindi lui non si limita ad inventare una storia ma c'è proprio uno studio approfondito dietro le storie che racconta, che riguardano usi, costumi, eventi storici realmente accaduti, lavori, non so, abitazioni, di tutto, qualsiasi aspetto della vita quotidiana dei personaggi è stato da lui accuratamente studiato attraverso anche l'aiuto di esperti, di storici e insomma e studiosi dell'arte e così via, dell'architettura eccetera. Quindi è un libro sicuramente denso. Ecco, spero che anche la storia che ha deciso di raccontare mi piacerà, spero che i personaggi mi sapranno coinvolgere, e insomma io vi farò sapere sicuramente appena l'avrò terminato. L'ultimo libro che vi mostro è il libro bonus, l'ho chiamato così perché, come vi ho detto all'inizio, il libro è abbastanza voluminoso e quindi non sono sicura di riuscire a leggerlo entro Natale, comunque io ve lo mostro perché ci proverò. Sto parlando del Labirinto degli Spiriti di Zaphon. Questo è il quarto volume della tetralogia di Zaphon, che inizia con L'ombra del vento. Poi c'è Il gioco dell'angelo, il terzo non me lo ricordo, ve lo lascio scritto qui. E poi appunto c'è questo. Io ho letto i primi due, ma visto che i volumi sono in realtà delle storie indipendenti e il terzo volume non ce l'ho, ho deciso di saltarlo e di leggere direttamente questo, visto che questo libro ce l'ho in libreria da 2-3 anni perché me lo regalò mio marito per Natale qualche anno fa, e io con quest'idea di voler leggere prima gli altri volumi alla fine ho sempre rimandato, sono sempre entrati altri libri nel mezzo ed era rimasto lì. Quindi proverò veramente quest'anno a leggerlo, quindi entro Natale, e vi farò sapere. Avete un'opinione? Perché io con Zaphon ho trovato L'ombra del vento bellissimo, Il gioco dell'angelo
un po' meno. Quindi sarei curiosa di avere la vostra opinione, ovviamente senza spoiler. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e come sempre aspetto i vostri commenti, non solo sui libri che ho mostrato, ma fatemi sapere se anche voi vi siete fatti un'idea dei libri che vorreste finire di leggere, che vorreste leggere entro la fine dell'anno. Io vi saluto e come sempre vi do appuntamento a prestissimo con un altro video. Ciao!